l'Ilva è un patrimonio straordinario e un potenziale enorme al di fuori del luglio e dell'agosto, e su questo dobbiamo cercare di investire. Cioè lavorare anche sulla bassa stagione, per esempio. Esattamente, si tratta di questo, cioè allungare la stagione al massimo e lavorare molto, naturalmente insieme al tessuto imprenditoriale, le strutture ricettive, il mondo dei servizi. Andrà in commissione la legge di riordino delle funzioni sul turismo. Un conto è se quelle funzioni stanno nel capoluogo provinciale, un conto è se si avvicinano ai territori. Ritengo che l'informazione e l'accoglienza stiano meglio nella funzione associata a Elbana piuttosto che nel comune di Livorno. Il waterfront, in attesa della valutazione di impatto ambientale da parte della regione, ecco, a che punto? A me risulta che la via sia chiusa, credo con alcune prescrizioni come normalmente avviene. Ricordo che era una cosa sulla quale non c'era un grande dibattito da parte del tessuto politico, grosso modo ne parlavo solo io, perché considero quell'intervento un intervento utile per la riqualificazione del fronte mare della città di Portoferraio, ma non un intervento solo per Portoferraio.